Si interrompe, dopo 3 vittorie consecutive, la marcia nel torneo di promozione per l'Unione Calcio Bisceglie, sconfitta per 3-2 dal Corato nello scontro al vertice della 10ª giornata. Mister di Corato deve fare a meno di Ciardi e Pasculli. Al centro della difesa ritorna Cafagna, che completa il reparto con Bufi, Papagno e Malerba. Centrocampo con Costa, D'Angelo e De Santis. In avanti agiscono Amoroso, Di Pierro e Dipinto. Al 29esimo il capocannoniere del girone, Sabino Terrone, beffa l'Unione Calcio alla prima occasione, sfruttando una ribattuta della difesa bisceglese e trafiggendo Delfino con un destro al volo. Lo stesso numero 11 nero-verde, precedentemente ammonito, riceve il secondo giallo per via dell'esultanza ritenuta eccessiva dall'arbitro dopo il gol. Al secondo della ripresa, un'altra imprecisa chiusura della difesa azzurra facilita il raddoppio Coratino Griffato Usilla. Gli azzurri rispondono al settimo con un tentativo al volo di De Santis che termina ad un soffio al lato. Al 27esimo l'Unione Calcio riapre la gara grazie all'8ª marcatura stagionale di Dipinto, bravo a finalizzare la sponda di L'Annunziata. Corre il 35esimo, tuttavia, quando i coratini ristabiliscono le distanze grazie allo Muscio, bravo ad approfittare dell'ennesima imprecisione della difesa azzurra. Al terzo di recupero Di Pierro supera Di Vincenzo in uscita con una precisa palombella per il definitivo 2-3.